stato bene, un posto dove c'è il mare, poi io sto bene, e mi ha fatto piacere, ero un po' titubante all'inizio, che dalla Spezia Civitanova era un po' lontano, e pensavo di fare una scelta di vita diversa, invece poi quando sono andato a ottobre così ho fatto 6-7 mesi, sono stato bene, mi sono divertito. Peccato per la parte finale, magari per qualche rapporto non è andato benissimo come ti aspettavi, forse, col presidente, l'ex presidente Antonelli. Sì, con Umberto ho avuto un bel rapporto fino a poco tempo fa e poi mi ha deluso, mi sento legittimato a dirvelo anche a voi perché glielo ho detto a lui, quindi lo sa anche lui. Mi è dispiaciuto molto perché niente, però succede nella vita. Quanto conta questa per l'Ancona? Non solo questa, ma anche le prossime due. Davvero, se si facesse bene, si potrebbe dare uno strattone al campionato. Sì, come ha detto anche il Caccio in settimana, Caccioli, queste tre partite qui sono determinanti. Se riuscissimo a fare 9 punti, metteremo una seria ipoteca sul campionato oggettivamente. Il dubbio di questi giorni è se giocherai o meno. Che sensazioni? Che gioco? No, spero di giocare, come sempre spero di giocare, vedremo insomma. Sui fischi dopo aver subito il gol, no? Domenica scorsa, puntualizzazione fatta diverse volte in settimana da parte di molti, insomma, fischi forse generosi. Ma sì, sicuramente fischi ingenerosi, ma finché, vabbè, non generalizzare è sempre assurdo, quindi magari erano 10 persone che fischiano, magari enfatizzare anche. Ingenerosi non è, stati anche rivolti a me può anche far piacere, a 36 anni poi sono anche stimolanti per me qualche fischio, però nei confronti della squadra secondo me sono stati assolutamente ingenerosi dopo 10 minuti.